Ben ritrovati. Allora, vediamo di cominciare un pochino a fare, utilizziamo queste prime lezioni per fare un po' una panoramica sulla questione di energia. Ieri appunto ci siamo incontrati per la prima volta, hanno cominciato a raccontare più o meno di quali argomenti ci saremmo occupati e chiaramente al centro di questi argomenti c'è questa parola energia, vi ricordate dal greco energon, energon significa lavoro, quindi la possibilità di ottenere lavoro, cioè per noi energia è tutto quello che riesce a produrre un cambiamento. Se vogliamo che una cosa si trasformi e cambi da uno stato all'altro, abbiamo bisogno di energia, e intorno a questo concetto ruota praticamente tutto quello che diremo da oggi fino alla fine delle nostre lezioni. Ok, e a questo punto cominciamo ad entrare nel argomento. Vediamo un attimo, ieri abbiamo parlato di fonti primarie di energia, ovvero quello che la natura mette a nostra disposizione, e abbiamo anche parlato di forme utili, cioè di come sia necessario trasformare quello che la natura ci mette a disposizione in delle forme che non sempre corrispondono ai nostri fabbisogni, in appunto forme che classifichiamo di energia, che classifichiamo come forme utili. Lo strumento, il tramite attraverso il quale si realizza questa conversione sono le macchine di cui ci andiamo ad occupare, come abbiamo visto ieri. Quindi andiamo rapidamente, anche se non ci interessano più. Cominciamo a fare un po' punto della situazione sul quello appunto che la natura ci mette a disposizione. Vi invito subito a trascurare le prime due righe. Questa è una diapositiva nata per altri scopi, l'avrei voluta semplificare un po'. Niente, mi ripromettevo di farlo, me ne sono dimenticato, quindi ve la presento così. Diciamo, quella su cui vi invito a prestare attenzione è questa riga qua. In ognuna di queste caselle troviamo praticamente tutto quello che la natura mette a disposizione sotto forma di fonti primarie dell'energia, ok? Cioè tutto quello che sta qua dentro. Trascurate insomma queste altre definizioni che aggiungono poco a quello che vogliamo andare a dire. E chiaramente invece qui sotto troviamo, vi ricordate anche ieri, così ve lo scarabocchiate alla lavagna, quelle che sono le forme per noi utili dell'energia, quindi principalmente l'energia termica, l'energia meccanica e quella elettrica. E un po' alla volta, con calma, cercheremo anche di spiegare il significato di queste freccette colorate, di questi percorsi che troviamo qui illustrati. Li vediamo con calma al momento opportuno. Quindi, diciamo, sostanzialmente qui su questa riga trovate quello di cui accennavo ieri, cioè quello che la natura mette a disposizione. Questi sono i risultati, quelle che abbiamo chiamato forme utili dell'energia a cui vogliamo giungere. Come abbiamo detto, il tramite per passare da queste fonti a queste forme sono le macchine e i sistemi energetici, d'accordo? Allora, facciamo prima una rapida carrellata, giusto per chiarire delle parole anche un po' estremamente sintetiche, che accompagnano, per una questione di grafica evidentemente, all'interno di queste caselle.
e poi andiamo ad aprire, diciamo, nel senso andiamo a commentare con calma quello che c'è all'interno. Allora, le troviamo anche in un ordine un po' diverso da come ve le ho presentate ieri, ma diciamo sostanzialmente viene riportato praticamente tutto quello che si può ricavare dalle fonti naturali. Ok, e cominciamo da sinistra verso destra, quindi questa è l'energia radiante, quella che abbiamo chiamato energia solare, quindi la radiazione solare che incide sulla superficie terrestre e di cui parleremo un po' più avanti. Questa rappresenta quella che abbiamo etichettato come energia potenziale chimica dei combustibili e con tutto quello che ne deriva. Chiaramente di questa parleremo molto a lungo nel nostro corso, per dei motivi che intuite e per altri che motivi che chiariremo tra breve. Possiamo precisare un attimo che appunto qui combustibili, non so se ricordate quella immagine che abbiamo visto ieri, diciamo la maggior parte di questi combustibili è di fonte fossile e quindi diciamo, andrebbe etichettata come fonte esauribile per i motivi che vi ho illustrato ieri, però all'interno di questa casella sempre con nomi combustibili sono anche quelli di derivazione biologica e quindi che si riproducono, si rinnovano in tempi confrontabili con quelli con i quali vengono consumati e per questo vengono detti rinnovabili, i cosiddetti biocombustibili di cui qualcuno avrà sentito parlare. Facciamo un salto, poi torniamo, saltiamo per il momento questa casella. Vento, quella è scritta così in forma abbastanza semplice, quello che appunto abbiamo etichettato con energia eolica, ne abbiamo fatto un cenno ieri. Saltiamo ancora questa casella e l'altra consistente fonte è rappresentata dall'energia che abbiamo chiamato potenziale idraulica, cioè l'energia associata ai corsi d'acqua. E chiaramente potenziale idraulica nel senso che è un'energia che è ricavabile allorché diciamo, questa, una certa massa di acqua è disponibile ma anche ad una certa altezza rispetto al suolo in modo tale da poterne sfruttare la caduta. Questo è il significato di questa casella di energia potenziale idraulica, anche di questa parleremo, andremo a dire qualcosa in più tra un momento. Completiamo la panoramica. E continuiamo la panoramica, come dicevo, e quindi possiamo mettere insieme queste tre caselle. Questo è gradiente termico del mare, sta scritto qua dentro, questo vuol dire moto ondoso, maree. Tutte e tre sono state, come vi dicevo, sono state messe per completezza in questa riga al termine della nostra panoramica. Andremo a precisare un po' meglio, a dire quali di queste fonti possiamo effettivamente prendere in considerazione e quali possiamo tranquillamente trascurare almeno per il momento. Ok, allora dicevo, queste tre caselle, gradiente termico, moto ondoso e maree,
rappresentano, come possiamo dire, una sorta di desiderio, di sogno dell'uomo da secoli, possiamo dire, di sfruttare, se possibile, a scopi energetici, quell'immenso serbatoio rappresentato dal mare, che, come sapete, rispetto alla superficie terrestre sul nostro pianeta ne costituisce una parte predominante. Quindi, diciamo, quelle quantità così elevate, diciamo, giustamente scatenano la fantasia per poter, quando c'è appunto appetito di energia, e oggi, come sapete, il termine che si adopera molto, anche energia pulita, no? Per dirla in parole semplicissime, anche su questo aggettivo poi chiariremo meglio il significato, diciamo, in questo desiderio di energia pulita è chiaro che l'uomo guardi al mare come una fonte particolarmente interessante. Purtroppo, poi ci torneremo sopra, diciamo, ancora oggi molto difficile estrarre quantitativi significativi, industrialmente significativi, di energia dal mare, e di questo parleremo fra un attimo. Semplicemente, che cosa significano gradiente termico, moto ondoso e mare? Vabbè, gradiente termico, praticamente, come ricorderete dai vostri studi di termodinamica, se io voglio convertire il calore in lavoro ho bisogno di un minimo di salto di temperatura, come per convertire l'energia potenziale idraulica dell'acqua in energia meccanica ho bisogno di un salto, cioè di farla precipitare, trasformare l'energia potenziale in energia cinetica e poi a sua volta l'energia cinetica in energia meccanica. Altrettanto in termodinamica, insomma, cioè se io ho una sorgente calda, facendola interagire con una sorgente a più bassa temperatura, posso trasformare questa differenza termica con opportuni strumenti in energia meccanica. La cosa importante è, appunto, ci vuole un salto, ci vuole un gradiente, e quindi, diciamo, teoricamente, se voi andate ad osservare, appunto, questo gradiente è presente fra gli strati superficiali dell'acqua di mare e quelli più profondi, e quindi chiaramente sono molto modesti questi gradienti, difficili da sfruttare, e quindi quello che se ne ricava è abbastanza poco, e soprattutto in relazione alla complessità del sistema industriale che possa realizzare questa conversione. Allo stesso filone appartengono anche le altre due caselle, cioè moto ondoso, semplicemente, appunto, l'energia cinetica proprio delle onde, come appunto noi trasformiamo l'energia cinetica del corso d'acqua che precipita da una certa altezza, oppure quella del vento, no? Nella casella energia eolica, anche le onde praticamente hanno un certo contenuto di energia, cioè una certa massa abbastanza consistente, come potete immaginare, di acqua, dotata di velocità più o meno significative, quindi un contenuto di energia cinetica non trascurabile, che teoricamente, con l'opportuna macchina, come sempre, l'opportuno convertitore di energia, potrebbe essere sfruttata. E infine, allo stesso filone appartiene quest'ultima casella, le maree, cioè la differenza, ancora una volta un salto, ancora una volta un delta fra due situazioni confrontabili. In particolare, appunto, mare si intende il
la circostanza per la quale, come forse sapete, in alcune zone il livello, cioè l'altezza del pelo libero dell'acqua di mare raggiunge un'altezza e poi periodicamente questa altezza varia, nel senso che può abbassarsi o alzarsi. Queste variazioni di altezza del pelo libero pure, cui sono interessate appunto anche altezze modeste, però il concetto è sempre che la massa di fluido interessata è enorme e quindi ancora una volta l'idea di sfruttare questo andirivieni, questo saliscendi della marea a fini energetici. Queste sono appunto le tre, il significato di queste tre caselle. Come vi dicevo, completiamo la panoramica, poi andiamo a specificare un po' meglio, facciamo alcune considerazioni su ognuna di queste caselle. Andiamo avanti. Energia geotermica. Forse il termine vi è non particolarmente chiaro, però insomma, come in principio si tratta di un concetto abbastanza semplice. Ancora una volta, laddove è possibile, laddove la natura mette a disposizione una certa fonte energetica, l'uomo cerca di sfruttarla. Geotermica significa che nel sottosuolo, in alcuni punti del nostro pianeta, sono presenti consistenti quantità, più o meno consistenti quantità di acqua ad alta temperatura che deriva da una vicinanza con zone vulcaniche o similari. E quindi acqua allo stato liquido ad alta temperatura oppure addirittura già in forma vapore. E quindi questa, se viene se questo vapore, per esempio, parliamo del vapore, viene estratto opportunamente, praticamente è un bel regalo. Come dicevo io, voi già sapete, uno degli argomenti di cui parleremo a lungo saranno, ve lo accennavo nella panoramica che abbiamo fatto ieri, saranno sicuramente gli impianti motori cosiddetti a vapore. E abbiamo appunto detto che il ciclo degli impianti a vapore, il cosiddetto ciclo Rankine, lo ricordate, lo conoscete, quindi ben sapete che è un ciclo che si ottiene prendendo dell'acqua a disposizione a temperatura ambiente e portandola in fase vapore, più delle volte vapore surriscaldato, come si chiama, a pressione elevata e a temperatura elevata, ordine di grandezza 500 gradi centigradi, giusto come ordine di grandezza, e come vi dicevo ne parleremo con calma fra qualche settimana di questi impianti. Chiaramente, come facciamo a produrre questo vapore ad alta pressione e ad alta temperatura? Impiegando consistenti contributi di energia termica. A sua volta, questa energia termica da dove la preleviamo? In questi impianti abbiamo tre strade a disposizione. La più frequente, perché più frequente lo diremo fra pochi minuti, ma può immaginare, la più frequente è quella di sfruttare a sua volta l'energia potenziale chimica di un combustibile. Li bruciamo, produciamo energia termica, questo calore, li adopero come sinonimi, evidentemente energia termica e calore, come adopererò come sinonimi energia meccanica e lavoro, okay?
E quindi diciamo, a partire dall'energia potenziale chimica del combustibile, attraverso le reazioni di combustione produciamo energia termica e questa la somministriamo a quell'acqua per portarla appunto in condizione di vapore surriscaldato a 150-200 bar di pressione e 500-550 in casi di punta fino a circa 600 centigradi. Okay. E quindi chiaramente è un risultato che otteniamo a spese dell'energia potenziale chimica del combustibile con tutto quello che ne consegue e di cui, come vi dicevo, cioè abbiamo motivo per discutere a lungo su questa catena di trasformazioni che vi ho appena rappresentato. E questa è una possibilità, altrimenti il vapore può essere prodotto appunto sfruttando come fonte di energia termica direttamente, per esempio, appunto una interessante applicazione dell'energia radiante solare, cioè io ho bisogno di calore, le radiazioni solari me ne forniscono in gran quantità a costo zero, praticamente dal punto di vista della materia prima, in maniera rinnovabile, eccetera, e quindi per questa strada, anche di questo parleremo tra poco, come sapete, giusto per completare questo esempio, come sapete esiste quello che oggi chiamiamo esistono le centrali che oggi chiamiamo centrali solare ad energia solare termodinamico, cioè che appunto sfruttano la radiazione solare per come fonte primaria dell'energia termica che poi termodinamicamente andremo a convertire in energia meccanica. Secondo, terzo, sfruttare una reazione di fissione nucleare sempre per produrre calore, somministrarlo al liquido e portarlo in quelle condizioni di vapore di cui abbiamo parlato un attimo fa. Quindi, come vedete, tre strade diverse, abbastanza complesse, ognuna di queste abbastanza complesse, abbastanza impegnative per tutta una serie di motivi che potete immaginare, di cui parleremo brevemente, faremo qualche accenno tra poco, ma comunque tre strade che con un certo impegno raggiungono questo obiettivo, produrre del vapore ad elevata pressione, ad elevata temperatura. Perché questo? Non ve l'ho anticipato prima perché appunto so che lo sapete, insomma avete studiato il ciclo Rankine. Il motivo è che il vapore è un fluido che ha delle buone caratteristiche a livello di energia in grado di immagazzinare e quindi, diciamo, energia interna o poi, come sapete, per meglio dire, energia entalpica, la quale, come sapete, nella apposita macchina per la conversione dell'energia potrà essere, quindi ben si presta a essere convertita in lavoro, in energia meccanica. Ecco perché si fanno tanti sforzi per produrre vapore ad alta pressione e ad alta temperatura. Tutto questo per segnalarvi, per farvi ben comprendere che praticamente se la natura ci mette a disposizione del vapore già bello e pronto, preconfezionato, diciamo, la cosa è particolarmente interessante, perché appunto poi lo si può sfruttare per la conversione termodinamica al pari degli impianti tradizionali con i combustibili nucleari, solari, eccetera, dove appunto la differenza di fondo sta nel fatto che
non dobbiamo effettuare la spesa energetica iniziale per la produzione di questo. Quindi laddove esiste in natura questa fonte, è fortuna per chi può utilizzarla. Okay. Questo è un po' il concetto, molto rapidamente, come abbiamo detto, poi magari ci facciamo un secondo giro su queste caselle per spiegare questo, questo tema. Infine è tutto quello che riguarda le reazioni nucleari. Come sapete è possibile alcuni materiali, se vengono portati in condizioni da poter scindere l'atomo di cui sono composti, e quindi dare luogo a quella che si chiama la fissione, riescono a sviluppare una quantità di energia termica enorme in relazione alla massa del, del materiale utilizzato. Questo è un po' il principio. Altrettanto, se alcuni atomi particolari vengono invece portati in condizioni di fondersi tra di loro, sono due principi diversi, ma che fanno capo alla, alla stessa teoria, quella cioè delle reazioni nucleari. Una volta che si è prodotta questa reazione, il residuo, il materiale residuo della reazione, come sapete, continua a decadere per un numero di anni molto, molto lungo, e da questi, insomma, si può continuare ad estrarre energia termica. Questo è il significato di queste ultime due casette. Siamo giunti infine e riprendiamo un attimo fiato. Nel senso, io riprendo un attimo fiato e poi facciamo un secondo giro, nel senso che per ognuna di queste caselle cerchiamo di fare qualche commento per chiarirci le idee. Prima quindi di fare questo secondo passaggio, come al solito, qualche curiosità. Se avete qualche qualcosa da chiedere, io respiro un attimo. Fare alcune considerazioni su questi termini, su queste caselle, io partirei da una cosa piuttosto semplice, cioè partirei con l'eliminare le caselle che meno ci interessano, in modo da concentrare l'attenzione su quello che è più utilizziamo per raggiungere i nostri obiettivi. Okay? Per esempio, potremmo cominciare a fare un frego proprio su queste ultime due caselle, almeno se ci riferiamo allo scenario italiano. Quasi tutto il resto del mondo non potremmo fare questo gesto, questa considerazione di cancellare queste caselle. In Italia possiamo, in prima approssimazione, almeno per il momento, non dire granché su queste caselle, perché
Come sapete, dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, la produzione di energia nucleare in Italia è ferma, è vietata dalla legge. Avevamo 4-5 centrali nucleari fino a quella data, che poi sono state dismesse a seguito di un referendum popolare in cui la nazione fece la scelta di rinunciare al nucleare. Quindi, diciamo, dal punto di vista, io mi attengo a questa cosa, quindi dal punto di vista ingegneristico, diciamo, non riveste interesse, almeno nel nostro paese, anche perché qualora si dovesse rivedere questo programma, che per il momento non mi sembra abbia sia in cantiere la riapertura del programma nucleare, comunque i tempi per l'avviamento di un nuovo programma nucleare sarebbero abbastanza lunghi. E quindi, diciamo, possiamo fare un cancellare. Perché tutto questo? Perché, diciamo, io non sono esperto di energia nucleare e, come vi dicevo, neanche ci interessa approfondire l'argomento. Giusto, diciamo, secondo me, dal mio punto di vista, il limite principale di questo tipo di produzione dell'energia dipende dal fatto che le reazioni che sovraintendono la fissione, per esempio, non sono controllabili dall'uomo. Questo è il grosso limite, nel senso che io la faccio partire quella reazione, dopodiché non riesco in nessun modo a farla finire quando voglio io. Insomma, il processo va avanti, appunto, con un decadimento radioattivo che può durare decine o centinaia di anni. Quindi, se qualcosa va storto, non è come dire sì, ma tutte le centrali sono pericolose, anche quelle sì, però in qualche maniera, se scoppia un incendio, in qualche modo sappiamo come estinguere. Certo, se qualcuno si trova là in mezzo, fa una brutta fine, pure lui, per carità, però sono due piani diversi. Secondo me il limite più grosso consiste in questa particolarità, il fatto che si inneschiamo un processo e poi non siamo in grado di controllarlo, ovvero di arrestarlo. La cosa invece sarebbe risolta, appunto, questa cosa, questo inconveniente, sto parlando della fissione, chiaramente. Questo inconveniente invece non si avrebbe con la fusione nucleare, che, per la quale invece, appunto, basta interrompere l'apporto di energia al sistema e la fusione si ferma. Il problema per il quale per il momento non si fa è che però prima o poi, insomma, gli studi porteranno a riuscirci. È che, forse l'avete sentito dire, è che l'energia a sua volta necessaria per produrre questa fusione è molto elevata, in particolare, diciamo, le temperature alle quali si riesce a provocare questo processo di fusione sono estremamente elevate, certamente non raggiungibili con una normale reazione di combustione di un combustibile tradizionale. Ecco perché c'è parecchia attenzione e tanti investimenti per studiare la possibilità di ottenere una fusione controllata. Quando ci riuscirà, probabilmente l'umanità avrà a disposizione una fonte energetica molto interessante. Per il momento limitiamoci a fare un prego su questa casella ed evidentemente anche su quest'altra. Dopodiché
le altre ce la caviamo rapidamente, appunto, andando a cancellare queste tre che sono relative al mare di cui vi parlavo prima. Cancellare perché? Non perché ci siano in questo caso leggi che vietino lo sfruttamento di questa fonte, anzi tutt'altro, ma come vi accennavo principalmente limitiamoci a osservare le fonti industrialmente interessanti. Se poi qualcuno ha costruito un prototipo di impianto che sfrutta l'energia del moto ondoso con la quale si ricava una potenza elettrica dell'ordine di qualche watt, per noi non è il caso, appunto, di interessarci a questa tecnologia, credo. E quindi per questo motivo, come vi dicevo, allo stato attuale delle nostre conoscenze, queste sono le idee di cui avevo parlato, appunto, molto attrattive, però, di poter sfruttare, l'energia contenuta negli oceani, però di fatto attualmente non c'è convenienza. Che lo sappia, c'è qualche impianto pilota di un certo interesse dal punto di vista della taglia, cioè delle potenze prodotte, c'è qualche impianto pilota nella Francia del Nord, dove questi fenomeni dal punto di vista naturale sono molto abbastanza sviluppati, e quindi hanno realizzato degli impianti che hanno un minimo di produzione di livello industriale, appunto, di energia elettrica ricavata dalle maree. Non mi risulta che ci sia nessun impianto del genere in Italia. Ciò detto, praticamente rimangono quelli che un po' avevamo visto nella diapositiva anche ieri, sostanzialmente le fonti rinnovabili caratterizzate dall'energia solare, dall'energia eolica associata al vento e l'energia geotermica. Dopodiché, appunto, quella che riguarda l'energia ottenibile dal potenziale chimico dei combustibili, come dicevamo prima, siano essi di origine fossile e quindi classificati come esauribili, sia di origine vegetale e quindi classificati come rinnovabili. Okay. Prima di procedere con l'analisi, forse è arrivato il momento di chiarire un attimo tutte queste freccette con i diversi colori, verde, rossa, blu, eccetera, che troviamo in questo diagramma, che stanno messe lì non per un fatto di grafica, ma per rappresentare dei concetti abbastanza importanti e dei quali dovremo poi fare alcune considerazioni tra breve. Nel senso che questa che trovate, questa strada che vedete rappresentata qui, è la più classica, quella che appunto prevede di sfruttare una fonte naturale. Abbiamo detto che questa la stiamo trascurando, e quindi per esempio queste due, uno dei modi per utilizzare l'energia radiante e sicuramente quella potenziale chimica dei combustibili, è chiaramente sfruttare questa fonte per produrre energia termica. Energia termica, come sapete, viene considerata una forma utile dell'energia,
nel senso che ci si può fermare qui nella nostra catena di trasformazioni se il nostro obiettivo è produrre energia termica. L'utilità dell'energia termica ve la lascio intuire, non c'è bisogno che adoperi parole per dirvi, non pensate soltanto al riscaldamento ambientale, quindi per usi civili, pensate anche agli usi industriali dove in numerose lavorazioni c'è bisogno, per effettuare certe lavorazioni c'è bisogno dell'energia termica. E vabbè, e questa è la cosa, insomma, che è un po' banale come utilizzo di queste fonti. Invece espressioni molto più interessanti, molto più importanti, che richiedono attento studio da parte di un ingegnere con vocazione energetica, è, come potete immaginare, la conversione dell'energia termica in energia meccanica. Continuiamo a seguire questa scala. Anche qui possiamo fermarci a questo livello delle trasformazioni se il nostro obiettivo è produrre energia meccanica, cioè far muovere qualcosa qualunque, potrebbe essere un macchinario industriale oppure, diciamo, la cosa più frequente, un mezzo di trasporto su terra, sul mare o anche aereo, ok? E quindi energia meccanica sicuramente. Oppure l'altra classica applicazione, sfruttare l'energia meccanica come input energetico necessario per la produzione dell'energia elettrica. Questa, diciamo, è la classica catena, quella che vi avevo anche scarabocchiato ieri. Quindi classicamente, per esempio, combustibile, energia termica, energia meccanica, energia elettrica, la classica catena di trasformazione alla base, insomma, dei praticamente tantissimi discorsi energetici e problematiche energetiche che quotidianamente chi si occupa di queste tematiche è costretto ad affrontare. Però notiamo appunto che ci sono anche queste altre colorazioni. Per esempio, appunto, ne parlavamo ieri, dall'energia cinetica del vento, dall'energia potenziale idraulica dell'acqua, sempre trascurando queste altre due caselle, prendiamo soltanto queste, possiamo produrre energia meccanica a partire da queste forme di energia cinetica sostanzialmente, senza passare per questo step, per questo livello intermedio, cioè energia termica da convertire termodinamicamente in energia termica. Come vedete, diciamo, un passaggio in meno, ok? Un passaggio in meno che, come abbiamo già accennato ieri, come voi sapete, su cui discuteremo a lungo, molto significativo dal punto di vista proprio dello sfruttamento delle fonti energetiche, perché, come ben sapete, diciamo, se sono costretto a seguire questa strada, qui devo sottostare, devo pagare il pedaggio che mi impone quello che, vi ricorderete, abbiamo chiamato secondo principio della termodinamica, l'abbiamo richiamato anche già ieri, diciamo, che ci dice che questa forma di energia non può essere convertita integralmente in quest'altra. Quindi, se noi evitiamo questa conversione termodinamica, ci liberiamo di questo secondo principio, per esempio perché sfruttiamo un'altra forma di energia, l'energia cinetica, direttamente, non dobbiamo pagare questo pedaggio al secondo principio della termodinamica, con tutti i vantaggi che potete immaginare, che chiaramente, di cui chiaramente discuteremo con calma quando avremo approfondito maggiormente certi concetti, ma che potete intuire abbastanza facilmente, e via di seguito.
L'ultima freccetta che possiamo, che vale la pena di prendere in considerazione è che in alcuni casi è possibile, vedete, addirittura fare un doppio salto, cioè non passare né per l'energia dalla fonte primaria, non passare né per l'energia termica né per l'energia meccanica, ma arrivare, sempre se quello è l'obiettivo, all'energia elettrica con una conversione diretta della fonte energetica direttamente in energia elettrica. Questo è quello che succede, cioè, appunto, come dicevamo, l'energia solare, lo sapete, e su questo faremo qualche commento fra qualche minuto, sicuramente già ne avete sentito parlare, l'energia solare può essere utilizzata o come sorgente di energia termica e quindi seguire questa strada, diciamo, più tradizionale, dove, come vi dicevo nell'esempio che abbiamo fatto prima, l'energia solare si sostituisce a quella del combustibile come fonte primaria per produrre quel vapore di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, ma sapete bene che invece la radiazione solare ha la capacità di esercitare una particolare azione su dei particolari materiali, quali materiali, una volta investiti dalla radiazione solare, producono inopportune macchinari, chiamiamoli macchinari e non macchine, diciamo inopportuni macchinari, producono all'estremità di questi oggetti una differenza di potenziale, ovvero, diciamo, opportunamente utilizzati arrivano alla produzione dell'energia elettrica. Questo è il modo di sfruttare l'energia solare, che appunto è diffusamente conosciuto col nome di fotovoltaico, no? Solare fotovoltaico, quindi da una parte il solare termodinamico, dall'altra il solare termodinamico, penso ormai sia chiaro il senso, fotovoltaico, ovvero foto dalla luce, la radiazione, che è direttamente conversione diretta in energia elettrica, quindi voltaico è un modo, diciamo, un po' gergale per indicare questa conversione diretta, direttamente dalla radiazione alla energia elettrica. Questo è un po' il panorama. Siamo a metà lezione, quindi facciamo una piccola pausa.